Antonello Barone, direttore di K Comunicazione e ideatore del Festival del Sarà, seconda edizione 2018. Come sarà questo evento quest'estate? Ma speriamo che si ripeta l'emozione e l'atmosfera che c'è stata l'anno scorso. Piazza Duomo ha veramente qualcosa di magico quando si riempie con i colori della notte estiva termolese e quindi ancora una volta cercheremo di riempirla soprattutto di contenuti, con le idee e le riflessioni di menti illuminate che ancora una volta verranno a Termoli per poter dialogare insieme alle istituzioni e al pubblico su quelli che sono i temi più attuali della dinamica politica di questi giorni. Quindi parleremo di Sì. temi interessanti, ritengo, e soprattutto con persone che hanno delle posizioni che possono essere veramente stimolanti. Tre temi cruciali, anche particolarmente attuali, no? Che sono mondo aperto chiuso. Sì, il primo tema, la prima serata, tratteremo di questo che probabilmente è la nuova cortina di ferro che sta dividendo l'Occidente e l'Europa, i paesi che in qualche modo ritengono di doversi proteggere da dei pericoli esterni, chiudendo i propri confini, i paesi che invece ritengono che le democrazie liberali possano vivere solamente in una società aperta che abbia la possibilità di far circolare non solo le merci, ma soprattutto le idee delle persone. Quindi sulla prima serata avremo questo tema che mette l'Italia per la prima volta su un fronte differente da quello che per 73 anni ci ha visto con gli Stati Uniti Sì. sul fronte delle liberal democrazie più aperte e innovative. Ecco, ti aspetti un coinvolgimento da parte della popolazione, anche locale, su Ma un io argomento come questo? sì, ritengo che alla fine la possibilità di non sentire solamente degli slogan, ma sentire delle argomentazioni articolate possa mettere nelle condizioni le persone di farsi delle idee più precise. Purtroppo viviamo in una società in cui la comunicazione è molto veloce, molto rapida, si gioca sugli slogan e chi ha la necessità di argomentare e di articolare un pensiero a volte non ha neanche l'opportunità di poterlo sviluppare questo pensiero. Quindi anche questo è uno degli elementi che caratterizzano il festival, la tranquillità di poter dialogare Sì. non per Poi slogan ma con un'articolazione di pensiero. ci sarà la seconda serata dedicata alla democrazia fragile. Sì, sarà una seconda serata che in piazza vivrà due momenti, un momento Zoro cosiddetto, in cui avremo il nostro Pierfrancesco Citriniti che ci racconterà un po' la sua esperienza di producer del programma di Propaganda Live e probabilmente forse la presenza fisica di Diego Bianchi, ma molto più probabilmente un video saluto con una riflessione su questi tempi che stiamo vivendo, appunto per introdurre poi il tema della democrazia fragile. La democrazia fragile nel senso che a nostro avviso le democrazie sono tali se sono liberal democratiche, invece abbiamo all'interno dell'Europa degli stati tipo l'Ungheria che immagino invece che le democrazie possano essere anche illiberali e lo dicono apertamente. Questo secondo me è un discrimine che pone degli interrogativi molto seri su quello che sarà il futuro di quello che noi abbiamo chiamato fino adesso democrazia, quella di Punzi, che cos'è una democrazia, una democratura. E allora su questo tema cercheremo di riflettere ancora una volta con delle persone che hanno qualcosa di interessante da dire. Sì, tra l'altro sempre a proposito di Diego Bianchi, mi riallaccio un po' a quello che è stato un tema importante e anche molto valorizzante per il nostro territorio negli ultimi mesi, proprio quello del Molise come un po' ombelico d'Italia. Sì, infatti è stata sicuramente un'occasione importante quella di aver avuto le telecamere della 7 accese sul Molise, tant'è vero che il primo momento della prima serata, prima del tema sul mondo chiuso aperto, sarà un'intervista faccia a faccia del nostro giornalista termolese, ma firma nazionale Ettore Maria Colombo del Quotidiano Nazionale con il presidente della regione Donato Toma e lo abbiamo chiamato quel famoso aprile del 2018 perché fondamentalmente è stato veramente un momento in cui tutte le telecamere d'Italia si sono accese sul Molise e in modo Sì. particolare quelle della 7 che hanno secondo me reso un servizio di comunicazione, di marketing territoriale di notevolissimo valore, che avremmo potuto utilizzare in modo migliore probabilmente se ci fosse un'attenzione da parte delle persone che dirigono anche il brand regionale di saper cogliere questi momenti di visibilità. Ecco, poi l'ultima serata, la chiusura dedicato al Made in Italy. Sì, l'ultima serata sarà invece una serata più aperta, diciamo, alla riflessione delle aziende che in qualche modo danno l'opportunità di realizzare il festival che è totalmente finanziato da risorse dei privati, quindi degli Sì. sponsor che sono i nostri partner. Quest'anno si riconferma Sorgenia come partner principale insieme a altre due realtà
importanti, una locale che è la Vita Medical, che è aperto da poco a Termoli che se, e offre servizi sanitari, e un'altra invece è un marchio importante del Made in Italy, Ciao Pomodoro di Napoli, che sta facendo un investimento molto importante per portare questo marchio anche in Italia dopo che ha conquistato il mondo. Per quanto riguarda invece le novità del festival, oltre alle 3 serate, quest'anno proponiamo invece del momento ludico del concerto, abbiamo deciso di investire ancora in riflessione con altri 2 momenti aperti al pubblico per discutere, saranno 2 momenti di mattina, il 25 e il 26 in sala consiliare. Nel primo caso presenteremo il libro di Lorenzo Pregliasco, direttore di Utrend, Una nuova Italia, che ha fatto un'analisi immediata di quelle che sono stati gli esiti della campagna elettorale del 4 marzo, mentre il 26 mattina ragioneremo di intelligenza artificiale per quanto riguarda la prevenzione in sanità, quindi dei temi sicuramente di interesse sia dall'ambito sanitario sia dall'ambito politico, quindi un cartellone che può abbracciare quelli che sono i gusti di diversi settori del nostro pubblico regionale e spero anche dei turisti che vivono la città di Termoli. Sì, 3 giorni e tanti eventi. Sì, Allora, buon lavoro davvero grazie a e voi che siete promotori insieme a Kappa Comunicazione di questa iniziativa, ringrazio l'editore Massimo Servillo e quindi sarà per tutti noi è un un dovere, impegno. un'occasione di confronto importante. Grazie Grazie, Antonello. grazie ancora.